Eccoci a Catania per il presidio a sostegno delle soprattutto docenti esiliate dalla 107 e che oggi sono colpite ulteriormente da questa mobilità che risolve i problemi soltanto per una presunta minoranza, un presidio appunto sostenuto dalla piattaforma del Sud Conta impegnata in prima linea contro la regionalizzazione e anche dal sindacato USB. Adesso proviamo a sentire proprio dalla viva voce delle docenti che ci raccontano qualcosa in più. Allora, ci raccontate qualcosa, ci spiegate? È dal 2015 che siamo precari di ruolo. Nel 2015 è stata promulgata la legge 107, conosciuta come Buona Scuola, che ha dato la possibilità a migliaia di docenti di entrare di ruolo, solo che questo ruolo è stato pagato a caro prezzo, perché l'80% dei docenti, anche il 90% dei docenti meridionali è stato trasferito in maniera assolutamente arbitraria al centro nord, nelle sedi del centro nord, non avendo la possibilità in questi 4 anni di riuscire a rientrare nelle proprie province, tranne poi per pochi casi che di docenti che o hanno vinto un ricorso oppure sono in possesso di precedenze di vario genere. Il contratto collettivo nazionale integrativo non ha mai favorito il ritorno di queste persone, perché le quote destinate alla mobilità sono state scarsissime e quindi praticamente questi docenti forzosamente portati al nord con un algoritmo e poi con una mobilità forzata successiva, il governo non ha mai provveduto ad un ritorno. Ad oggi, dopo 5 anni, quasi 5 anni scolastici, rimaniamo fuori in attesa di un ritorno nelle nostre terre dove abbiamo già svolto un lungo ed onorato servizio. E oggi, che oggi 5 luglio, siamo in piazza, siamo nuovamente in piazza a Catania, a Napoli, a Pescara. Perché? Perché questa... Perché chiediamo innanzitutto un impegno da parte del governo e soprattutto del Ministero dell'Istruzione per favorire un piano di rientro equo e corretto ai docenti che sono esiliati, perché il termine corretto è esiliati volontariamente da parte delle istituzioni al nord. Secondariamente anche un intervento che riguardi, anzi ribadiamo il nostro no alla regionalizzazione, perché la regionalizzazione sarà la distruzione assoluta della scuola italiana, soprattutto della scuola del meridione, che tutt'oggi soffre per dispersione scolastica, per servizi carenti, edifici scolastici fatiscenti, l'offerta formativa è assolutamente distante dall'offerta formativa. Puntualizzando che i posti ci sono, i posti, a prescindere, adesso si sono resi disponibili moltissime migliaia di posti grazie ai pensionamenti, alla quota 100, che il governo volontariamente non ha messo a disposizione della mobilità. E che praticamente molti docenti non solo non potranno subire date di ruolo, ma anche i precari stessi verranno assunti. Quindi non c'è volontà politica di agire sul Sud per migliorarlo, sia a livello sociale che a livello esterno. Anche perché avrebbe una ricaduta di abbandono. Esatto, avrebbe una ricaduta sul nostro territorio, sia per quanto riguarda l'erogazione del servizio scolastico, quindi con l'offerta del tempo pieno, con l'offerta di docenti altamente preparati, altamente professionali, ma anche dal punto di vista economico, perché i docenti esiliati al nord comunque sperperano il loro stipendio, le loro risorse economiche tutte al nord e la ricaduta sul territorio del sud non c'è, perché ovviamente è impossibile. Si è aperta e mai chiusa una nuova questione meridionale sì. Dove non c'è volontà politica di risolverla in nessun modo. O quantomeno di arginare. Ma né dal punto di vista, noi vogliamo spezzare una lancia anche a favore dei nostri colleghi precari, né esatto. Dal punto di vista del ruolo, né dal punto di vista dei precari. I precari storici dell'IGAE continuano a attendono da 20 anni il ruolo e non glielo danno praticamente, nonostante ci siano i posti. Questa quindi, cosa la vogliamo sottolineare. Sottolineare e soprattutto sottolineare che continuano a bandire concorsi e a creare nuove sacche di precariato, sempre più andando ad attingere fra chi avrebbe aspirazione ad entrare nel mondo della scuola, ma in realtà non c'è nessuna possibilità per questo. Forse si crea di proposito invece un serbatoio
territorio, esatto, che va poi a riempire un bacino elettorale, ma un bacino anche di insegnanti che va a riempire le scuole del nord, perché diciamolo, al nord nessuno vuole insegnare, le persone vanno a fare altro, quindi hanno bisogno di docenti, quindi volontariamente c'è la creazione di un bacino di insegnanti al sud che poi inevitabilmente si sposta verso nord per cercare un lavoro. Quindi questo presidio oggi che abbiamo, ribadiamo, oggi a Catania, contemporaneamente a Napoli, contemporaneamente a Pescara, un presidio sostenuto dalla piattaforma del Sud Conta, dal sindacato USB, abbiamo chiesto e saliremo in prefettura, consegneremo appunto questo documento, che è questo documento condiviso da parte appunto dei comitati in lotta, soprattutto per la mobilità e contro la regionalizzazione, e chiediamo, come chiedete con forza e noi sosteniamo, appunto questo intervento da parte del Ministero, del Governo, impegno concreto a realizzare un piano di rientro che potrebbe anche essere scaglionato e graduale, ma che si impegnino veramente a favorire il rientro dei docenti. Ad oggi solo parole, promesse. Solo promesse preelettorali. Ma anche uno rimbalzarsi della colpa, delle responsabilità. È stato Tizio, è stato Caio, a noi non interessa chi è stato, a noi interessa che il nostro è stato di diritto e deve risolvere l'errore in cui ci ha cacciato, e ha cacciato il meridione. Quindi ringraziamo anche il Sud Conta, che è il nostro contenitore, che porta avanti la nostra causa, la nostra piattaforma del meridione. Grazie. Grazie a voi.